Andiamo immediatamente con la canoa polo, terzo torneo città di Cervignano. Cesare, una canoa. Allora diciamo che qua c'è stato il finale, ha vinto il San Giorgio contro il Treviso. Esatto, ecco, facciamo le fasi della conclusione e ci sentiamo lo speaker. Questo torneo è stato il terzo torneo della città di Cervignano, il primo che come tasso tecnico ha cercato di aprire a squadre straniere, quindi nel tentativo di aprire e aumentare il tasso tecnico della manifestazione ha avuto sicuramente successo. Abbiamo infatti avuto l'adesione di una squadra proveniente dall'Austria, da Vienna, e quindi ha fatto sì che il tasso tecnico possa essere stato elevato. C'è stata la partecipazione solita delle squadre delle zone limitrofe come il Canoa San Giorgio, che si è aggiudicata di fatto la manifestazione, e sicuramente con merito, perché il tasso tecnico espresso è stato di buon livello. Finale giocata poi con il Treviso Canoa Polo, sicuramente alla pari come tasso tecnico, e quindi diciamo che abbiamo visto anche una finale di buon livello, e quindi va soprattutto ringraziata l'organizzazione a cura del CUS Udine, che ha permesso la realizzazione di questo torneo. Benissimo, eccolo lì, salutiamo anche il babysitter, eccolo lì, il figlio di Emiliano. Bene, allora siamo alle fasi di conclusione, adesso stiamo andando alle premiazioni, e voglio intanto dire a tutti i nostri telespettatori che il secondo tempo del folklore, della parata folkloristica, la manderemo la prossima settimana perché non c'è spazio. Adesso andiamo a farci un giretto per Cervignano, per questa il bellissima... Fai attenzione, guarda lì che arriva direttamente da Parigi, arrivano le autorità, guarda lì. Sì. No, scherziamo, diciamo, guarda, ogni 10 minuti c'era un apparecchio, no Cesare? Che sorvolava la città. Ecco, allora diciamo che qua abbiamo le canoe, porto nautico lungo l'Ausa, yacht Cesare, con dei mini yacht diciamo. Eccoli qua, guarda qua, adesso guardali Cesare, come che vanno giù tranquillamente. Hanno detto guarda che c'è la telecamera, guarda, salutano la telecamera, eccoli lì, salutano Gorizia TV e vai direttamente. Ma comunque Cervignano è veramente una bella cittadina, no? Con questi hanno l'aeroporto vicino, hanno il posto barca, qua c'è le nostre donzelle d'epoca, qua ci sono le nostre donzelle che lavano i panni, Cesare, vedi? Lo sono e lì invece lì è la barca di Cesare che fa lo sport ogni tanto, chiuso dentro, Cesare. Questo è il cavallo di Cesare. Guardalo lì, che bello, Comunque è un bel posto, tranquillo, guarda, veramente molto bella. Ogni volta che io vengo filmo sempre prima di arrivare sul posto, sai che ci sono le premiazioni. Intanto filmi un po' la città che ospita il servizio. E saluto anche Andrea di Cervignano, che un giorno mi ha mandato un SMS, mi ha detto come, sei passato a Cervignano, sei passato davanti a casa mia, neanche un saluto. Io saluto la signora Maria e il signor Bruno, che anche loro sono di Cervignano. Di Cervignano, adesso guarda che bel yacht, che il gas Cesare, parla in dialetto, parla in Furlan. Ma Cervignano in Furlan, no? No, ma tu parla in Furlan, dai veloce, dai. Installi la mia barcia. Tua barcia, di anche, vedi. La mia barcia, che le corade sul Lancaus a Cervignano. Benissimo, sai che c'è tanta gente che dice sì, ma il Borges lo vuoi fare in dialetto, no? No, altri Savin Fevelance, Furlan, non so il dialetto. Salutiamo gli amici, eccoli lì. Al dialetto e poi Bisiax, Furlan, poi Furlan. Ecco, però possiamo dire a quella che può cambiare canale. Salutiamo il grandissimo, eccolo qua, sempre della grande associazione. Qua ci sono i cuochi, Cesare, eccole qua la bellissima bionda a destra, il primo cuoco questo, vedi? Adesso arriva il secondo cuoco, quello che hanno detto, qual è che ha bruciato tutto? Nessuno, si scherza, questi sono dei cuochi special, qua abbiamo i bambini pronti per questa grande festa, questa grande sagra, vero Cesare? Certo, una bellissima sagra che ha avuto successo grazie alla presenza di Alessandro Florit con il suo team, validamente coadiuvato dal CUS Udine, che con Emiliano Facchinetti ha organizzato tecnicamente il torneo, che poi ha visto la squadra del San Giorgio trionfare. Benissimo, guarda quanta gente che c'era, veramente una cosa speciale. Adesso andiamo. Ricordo che qualche anno fa, presso la stessa struttura, si teneva anche una gara di duathlon a cui avevo partecipato per 2 o 3 anni. Ecco, qua, eccolo lì il presidente Florita a sinistra col suo gioiello. Magari lancio l'idea di organizzare in tale circostanza. Scusa un secondo, eccolo qua, guarda Florente, guarda la nostra Bellina, ascolta la Bellina. Di dove sei Ilaria? Cervignano. Verremo tutti a Cervignano, Ilaria. Siamo allora l'associazione nautica, che è un bellissimo posto. Senti, di che segno sei? Cancro. Fai un bel saluto a tutti. Ciao a tutti e ci vediamo con la prossima festa.
Hai visto Cesare che potenza? Mandi frutte. Guarda che bella coppa, cioè, hai così le coppe così belle. No, così no. Bene, salutiamo grande Floretta, il presidente, salutiamo tutta l'organizzazione, adesso ci saranno i premi. Qua guarda i bambini, e anche loro gareggiano con questa bellissima. Nella mini canoa polo. Ecco, qua salutiamo il sindaco di Cervignano. Eccolo qua. E saluto a tutti, ecco l'organizzatore Emiliano Facchinetti che dà un presente, speriamo che ci dia una maglietta anche noi. Emiliano, aspettiamo anche noi la maglietta, eh? È vero Cesare? Sì. La maglietta anche noi, siamo tre, così, anni, facciamo tre anni. Facciamo un torneo anche noi, una squadra anzi. No, noi ce lo dà come ricordo, Cesare. Ah, va bene. Bene, ecco qua, salutiamo allora il grande organizzatore. Siamo dispensati dalla partecipazione, bene, visto che Roberto deve già fare i filmati. Eccolo qua, vai col premio. Eccoli qua. Diploma. Ah no, sono le fotografie, hanno scattato delle foto in occasione del... Sì, no, è un libro per la canoa scritto in inglese, Cesare. Qua il sindaco premia la squadra del Cervignano. Bravi. Eccolo lì, adesso qua c'è quella del San Giorgio. Bene. Benissimo, grande premiazione. Siamo quasi alle fasi di conclusione, cari amici, vi ricordo. Qua il cannoniere, ma non era lui, di Treviso. Quindi al posto di Massimo Turri è un suo amico che ritira il premio. Ecco qua invece sono i ragazzini, i piccoli canoisti, i pronti per la grande avventura. Eccoli lì. Adesso ecco qua la squadra dell'Austria, Austria-Vienna, eccoli qua. Sì. Benissimo. Vienna Canupolo Team. Benissimo. Adesso qua c'è il vicepresidente che premia... Il San Giorgio, naturalmente, qua danno la pagaia ai secondi, però sì. Ti devo dire che la canoa, ho sentito dire almeno sui 1600 euro, costa coppa una canoa, con la canoa, che dopo la daranno, ecco i vincitori, eccoli qua, il San Giorgio, guarda la canoa, quella lì ha un valore di, mi sembra, 1600 o 2000 euro, però. Una cosa veramente grandiosa. Salutiamo questo grande servizio. E ci vediamo il prossimo anno per il quarto torneo di canoa polo a Cervignano.